non bevono per dimenticare, bere è il loro lavoro. Si tratta dei più famosi assaggiatori tedeschi riuniti nel salone dell'Hotel Regina di Monaco per dare un giudizio sui vini tipici veronesi. Monaco, la città della birra, ha celebrato il gemellaggio secco e pastoso con Verona, invitando tecnici e profani, assaggiatori e bevitori qualunque, a degustare i più famosi vini veronesi e della zona del Garda. Guardate la serietà tedesca, sembra un rito. Le luci sono velate, gli esperti concentrano tutta l'attenzione sul contenuto del bicchiere. E alla fine i tradizionali bevitori di birra abiurano, si convertono. Questi invece si sono convertiti da un pezzo. Sono lavoratori del bicchiere e del palato nell'esercizio delle loro funzioni. A Saint-Vincent, nel salone dell'Hotel Piglia, ha luogo il concorso internazionale Barman. I più noti shaker d'Europa sono impegnati nella gara del cocktail. Un gruppo di esperti esamina i compiti presentati sul vassoio. Lo fa con lo scrupolo di una commissione d'esame. La bravura della commissione di esame non consiste nello scegliere il cocktail migliore, consiste nel conservare l'equilibrio anche dopo aver bevuto una dozzina di questi aperitivi. Ed evidentemente questi commissari hanno la stessa impavida resistenza che hanno gli esaminatori davanti agli studenti zucconi. In più e in meglio, non bocciano mai nessuno. Come ogni gara che si rispetti, anche questa si conclude con la premiazione. Si consacra solennemente il vincitore, il barman italiano Pietro Cuccoli, ideatore del cocktail Roberta. La ricetta? 3 parti uguali di vermouth secco, cherry brandy e vodka, 2 gocce di bitter, 2 gocce di crema di banana, forse in omaggio al processo che si celebra in questi giorni a Roma. No, no, non è l'effetto del cocktail. Siamo sempre a Saint-Vincent e sempre in un ambiente propizio al bere, la Scozia, la patria del whisky. Nella serata di gala Una notte in Scozia il pubblico non degusta cocktail, ma suggestive coreografie. E invece di applaudire barman, applaude ballerine. Alcune provocano più o meno l'effetto che provocano i cocktail. Altre cercano di far dimenticare alle mogli con un souvenir l'applauso troppo caloroso tributato loro dai mariti. Tra un numero e l'altro dello spettacolo, alcuni scozzesi veri scendono in sala mischiandosi a invitati travestiti da scozzesi. E succede un po' come per il whisky, che non sai più distinguere quelli veri da quelli falsi. Quelli nati in Scozia e quelli fatti in casa.